A Soliera, in provincia di Modena, in via Serrasina, c'è l'agriturismo Oca Bigia. E l'anima di tutto ciò è Elisabetta, che con tanta passione coccola i propri clienti attingendo anche dalle ricette di famiglia custodite in un antico ricettario. L'agriturismo Oca Bigia, con il suo menù, è il protagonista di questo episodio di Cuciniamo the Best. Ok, allora siamo pronti, stiamo per entrare ovviamente in cucina dall'agriturismo Oca Bigia, perché ci presenta il suo primo piatto, che è un tortino con cipolla caramellata. Ingredienti sono circa 500 g di cipolla bianca, un cucchiaio abbondante di zucchero, due tuorli d'uovo, abbondante parmigiano reggiano, panna liquida circa 10-20 ml e della pasta frolla salata, che ho fatto con 200 g di farina, 100 di burro freddo, un pizzico di sale e mezzo bicchiere di acqua ghiacciata. Mettiamo un giro d'olio e affettiamo le cipolle. Le facciamo proprio appassire, non si devono assolutamente colorare, quindi il fuoco molto basso. Le insaporiamo con un po' di aglione. Se necessario aggiungeremo del brodo di carne o dell'acqua. La cipolla è già dolce, ma noi aggiungiamo comunque un cucchiaio abbondante di zucchero. Mentre le cipolle stanno appassendo, preparo il fondo di pasta frolla salata e foderò gli stampini, come se fosse una piccola crostata. Le cipolle si sono caramellate. Una volta fredde, aggiungiamo due tuorli d'uovo, la panna liquida, il parmigiano, ne tengo un po' perché dopo lo metto sopra per la gratinatura, e un pochino di noce moscata. Con questa farcia riempio i miei tortini. Per farci fare la crosticina metto un pizzico proprio di parmigiano reggiano sopra. Ok, poi li metto in forno a 180 gradi per 15 minuti. Ecco i nostri tortini. Una volta intiepiditi si possono rovesciare e servire. E continuiamo con il menù dell'Oca Bigia. In questo caso ci propone un risotto con zucca e funghi porcini. Il solito fondo di olio per appassire la cipolla. Aggiungo qualche foglia di salvia spezzettata e faccio appassire. Aggiungo la zucca. Questa dose è per 4 persone, questi sono circa 500 g di zucca. Il solito aglione per insaporire e la copro a filo con del brodo. Dovrà proprio diventare tenera in modo da essere poi frullata. Durano circa 10-15 minuti. Abbiamo già messo l'olio nella nostra pentola, facciamo appassire la cipolla per la base del risotto, aggiungiamo il riso e facciamo la tostatura. Lo sfumiamo con il vino bianco secco, facendolo evaporare. Una volta evaporato, aggiungiamo poco alla volta il brodo di carne. Siamo a circa metà cottura del riso e a questo punto aggiungiamo la zucca, che nel frattempo ho già frullato, e i funghi porcini. Qualche minuto prima della cottura finale facciamo la mantecatura con una noce di burro e parmigiano reggiano. Mentre si manteca completa la sua cottura. L'abbiamo lasciato riposare un attimo ed è pronta.
Di nuovo qua e quindi siamo pronti per quanto riguarda la terza ricetta, che equivale al secondo piatto dell'agriturismo Oca Bigia, perciò ci vediamo, la loro anatra all'arancia. Visto che è una ricetta che non si improvvisa, richiede un po' di preparazione, vale la pena anche fare la marinatura. Metteremo la sera prima o la mattina per la sera a marinare la nostra anatra con olio, succo di 2 o 3 arance, aromi, quindi salvia, rosmarino, cipolla e sedano, aglione, pizzico di pepe, noce moscata, cannella, i soliti aromi per gli arrosti. Trascorso questo tempo faremo una rosolatura e poi la metteremo nel forno. Abbiamo fatto diventare molto calda una pentola dal fondo spesso e antiaderente e rosoliamo per prima la parte della pelle. Una volta che è rosolata da una parte la giriamo . Una volta rosolata anche dall'altra parte, la sfumiamo con del brandy. Aggiungo la marinatura con tutte le verdure, perché poi mi servirà per avere il fondo di cottura. Ecco, sono passate 2 o anche 3 ore a fuoco abbastanza moderato. E ho avuto cura di controllarla spesso, perché non deve mai rimanere senza il liquido di cottura, e la devo girare spesso in modo che si assorba i sapori. La tolgo dal fondo e la metto in una stagnola al caldo. Nel frattempo faccio restringere il fondo di cottura. Se l'anatra ha rilasciato molto grasso dalla pelle posso toglierlo, in questo caso no. Tagliamo a fette il nostro petto, lo disponiamo nel piatto e lo irroriamo con la salsa. Nel frattempo si è ristretta di diventare di questa consistenza. Ecco fatto. Allora siamo pronti a questo punto per il gran finale, la quarta portata, che equivale al dolce, e quindi siamo pronti a vedere la crostata con crema e amaretti. Facciamo la crostata con crema e amaretti. Per la crema serve 0,5 litro di latte intero, io uso 3 tuorli, 200 g di zucchero e 50 g di farina. Poi mi servirà anche circa 200 g di ricotta e 200 di amaretti già polverizzati. Ho già preparato una base di pasta frolla. Ho messo circa metà dello zucchero a sciogliere nel latte e a scaldarsi. Monto i 3 tuorli con lo zucchero rimasto. Aggiungo i 50 g di farina. Allungo con un po' di latte. E lo aggiungo al latte già caldo. Mescolo finché non si addensa. La crema è pronta. Ne verso una parte che andrò ad amalgamare alla ricotta e un'altra parte la mischierò agli amaretti tritati. All'altra metà di crema aggiungo la ricotta. Questo serve a farla rimanere morbida durante la cottura. Poi faccio gli strati sulla mia base di pasta frolla. Bene,
in forno come una crostata normale a 180 gradi per circa mezz'ora. Eccola qui, dovremo avere l'accortezza di tagliarla da completamente fredda, quando cioè la crema si sarà rassodata, e questa fa parte del misto dolci che noi serviamo come fine pasto. I piatti protagonisti del menù dell'agriturismo Oca Bigia sono stati il tortino di cipolla caramellata, il risotto zucca e funghi porcini, l'anatra all'arancia e la crostata con crema e amaretti. Ora ascoltiamo le motivazioni e l'appello del ristoratore che ci spiega perché il pubblico lo deve votare. Votate l'agriturismo Oca Bigia perché rappresenta il passaggio di testimone dai nostri nonni ai nostri nipoti della memoria dei sapori e delle tradizioni della nostra terra. Ok, anche questa settimana tocca a voi e quindi noi siamo pronti a vederci chiaramente con il prossimo episodio di Cuciniamo e come sempre voi andate sul sito per votare. Alla prossima! Bene, se questo menù vi è piaciuto e vi ha convinto il ristoratore, adesso potete votare con un massimo di 5 preferenze settimanali sul sito www.tradizionesaporimodena.it entrando nella sezione di Cuciniamo e così potrete sostenere il vostro preferito e portarlo a diventare il locale Cuciniamo The Best.